Dopo il no del Consiglio Comunale di Rivergaro sul progetto della variante alla Statale 45, sono state dette molte cose. Proprio per questo il Comitato dei Residenti Utenti della Strada Statale 45 Valle Trebbia ha previsto un incontro per questa sera. Ne parliamo con il Presidente del Comitato, Fabrizio Binelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Quali sono i punti da chiarire e le cose che vi hanno dato più fastidio? Tenete presente che nell'associazione sono presenti sia i residenti che tante altre persone che o risiedono in Val Trebbia come sottoscritto o frequentano quotidianamente la Val Trebbia. Cioè, la cosa che ha colpito di più è che nessuno, se non pochissimi, sono stati al tema. Nel senso che c'è stata una sequela di prese di posizione che dicevano ma è una strada che va sistemata, è una strada pericolosa, ci sono le buche, ci sono le frane, ci sono i morti, cioè come se ci fosse qualcuno che non vuole la sistemazione di questa strada. Facciamo sempre però una premessa, che le strade non sono pericolose in sé, cioè non esiste una categoria di strade pericolose, ci sono strade che sono pericolose per i comportamenti, però questa è sempre una premessa che noi dobbiamo mettere in campo. Per cui noi questa sera vorremmo proprio ragionare di questo, cioè dire guardate che qua tutti vogliono l'ammodernamento, il problema è capire come, ma in realtà sono 3 anni che le persone stanno cercando di dire attraverso le osservazioni, attraverso riunioni eccetera eccetera che questo modello di progettazione, quello proposto, non è l'unico, che ce ne possono essere degli altri, e tant'è che oltre a dirlo la gente si è caricata dell'onere della spesa di uno studio che verrà illustrato appunto stasera, che indica le caratteristiche di queste proposte alternative, questo è il tema. Il punto centrale, da quello che può aver capito anche l'opinione pubblica, è un po' lo scontro sulle rotonde e svincoli. Le spiegazioni che ha dato ANAS sono anche il principale ostacolo di questa discussione. ANAS ha affidato una nuova progettazione a una società di ingegneria, cioè una società di ingegneria di Torino, come ANAS spesso fa, e questo ha partorito un progetto che è stato fatto pensando di realizzare una nuova strada. Per quello che ha progettato le rotonde col divieto di svolta a sinistra, perché queste sono le caratteristiche di una nuova infrastruttura. Io devo realizzare una strada nuova, la faccio cercando di ottenere il massimo. Qui però il problema è che quel progetto invece si inserisce in una strada già esistente, per cui è questo il tema. Non è vero che l'unica soluzione sono le rotonde. La normativa prevede 2 tipi di soluzioni, o le rotonde col divieto di svolta a sinistra o gli svincoli lineari con la corsia di accumulo centrale, che è quella che esiste in tutto il resto della statale 45. Se voi venite da Piacenza e venite a Rivergaro, trovate a Quarto, da altre parti, lo svincolo in cui uno, quando deve girare a sinistra, ha la sua corsia, e quelli che devono entrare nella statale hanno una corsia di accesso in sicurezza. La stessa cosa avviene nel tratto da Cernusca, da Perino, sostanzialmente a Bobbio. E questo è il tema, no? Si trattava unicamente, quello che noi stiamo cercando di dire da 3 anni, è che rispetto a questo tratto, che si inserisce in altri già 2 tratti esistenti, la soluzione della rotonda non ha senso. Ringraziamo Fabrizio Binelli, presidente del Comitato Residenti e Utenti della Strada Statale 45 Val Trebbia, per essere stato insieme a noi. Grazie a voi.